Oggi, 26 maggio, festeggiamo San Filippo Neri, confessore 1515-1595. Il 23 maggio a Firenze viene fatta la cosiddetta fiorita sulla piazza della Signoria, cioè vengono sparsi fiori sul luogo del supplizio di Fra Girolamo Savonarola, ardimentoso predicatore e appassionato difensore della Repubblica di Firenze. È perciò venerato dai fiorentini, anche se non ancora canonizzato dalla Chiesa. Uno degli argomenti in suo favore portato dagli ammiratori è quello della devozione che per il frate di San Marco ebbe una grande santa domenicana, Caterina de Ricci, e un grande santo, fondatore dell'oratorio cristiano, Filippo Neri. Filippo era nato da un notaio nel 1515 e presto rimase orfano di madre. La sua condotta tra i monelli fiorentini fu tale da meritargli il nome di Pippo Buono. Nell'adolescenza gustò la poesia e la musica insieme con le bellezze della campagna. A 18 anni fu mandato da uno zio, mercante a San Germano, presso Cassino, ma più che del banco, egli veniva attratto dalla gloriosa abbazia. Per quanto religioso, non era però tipo di benedettino e 3 anni dopo si trasferì a Roma, dove seguì i corsi della Sapienza e si diede a una specie di predicazione ambulante, piena di spirito, di bonomia e anche di allegria, che gli conquistò la simpatia di tutta la grande città, tanto ad essere chiamato l'Apostolo di Roma. Frequentava i quartieri più poveri, gli ospedali più abbandonati, le carceri più tetre, portando ovunque l'arguzia fiorentina, insieme con la più amabile carità cristiana. Raccoglieva intorno a sé torme di ragazzi scarmigliati e inselvatichiti, li faceva cantare istituendo l'oratorio del Divino Amore, li faceva divertire, li educava e li istruiva. Diceva loro, nei momenti di maggior turbolenza, state un po' fermi se vi riesce. A chi li faceva notare l'eccessiva chiassosità dei suoi giovani, il santo, davvero educatore, rispondeva, purché non facciano peccati, volenterissimo sopporterei che mi spaccassero la legna addosso. E ai giovani diceva, beati voi che avete tempo di fare ancora tanto del bene. Per questi ragazzi, per la salute dei loro corpi e delle loro anime, questuava alle porte dei più sontuosi palazzi. Un giorno un signore, infastidito dalle sue richieste, gli lasciò andare un ceffone. Filippo non si scompose. Questo è per me, disse sorridendo, e ve ne ringrazio. Ora datemi qualcosa per i miei ragazzi. La grazia celeste gli inonda l'anima, tanto da fargli dire, ritirati, signore, ritirati, trattieni l'onda della tua grazia. Nonostante ciò, prega il Signore di aiutarlo. Tieni la tua mano sulla mia testa, diceva con arguzia, altrimenti Filippo, senza il tuo aiuto, ne fa qualcosa delle sue. Attorno a lui avvengono prodigi. Durante la messa è sollevato in alto ed egli, per non dare spettacolo, legge le facezie del Pievano Arlotto allo scopo di riprendere terra. Si dedica alla riforma cattolica, non però facendo il profeta di sciagure o l'eterno accusatore. Soltanto l'amore di Dio e la santità possono portare sollievo alla Chiesa. È possibile, egli dice, restaurare le istituzioni umane con la santità, non restaurare la santità con le istituzioni. I suoi detti e i suoi insegnamenti sono sempre pieni di ilare bonomia e di profonda sapienza.
Non cercate mai di fuggire quella croce che Dio vi manda, perché di sicuro ne troverete un'altra maggiore. Oppure, parlando delle sofferenze da sopportare nel mondo, chi non va nell'inferno vivo porta gran pericolo di andarvi dopo la morte. Dopo le funzioni religiose, congedava i fedeli dicendo: «Orsù, la vostra ora di pregare è finita, ma non è però finito il tempo di fare il bene». A chi gli mostrava il libro della propria nobiltà, diceva, senza sdegnarsi, ma con sottile ironia: «È più importante il libro della vita eterna». Amato, ammirato, venerato da vari papi, San Filippo Neri rifiutò sempre il cardinalato. Aveva 80 anni quando si infermò. Diceva: «Tu, Gesù, sulla croce, e io in un letto pulito, comodo, con tanta gente intorno che mi cura». Quando gli portavano la comunione, esclamava tutto contento: «Ecco la mia medicina». Dopo morto, i medici poterono constatare che il suo cuore aveva un volume insolitamente grande e che due costole si erano curvate e rotte per lasciare liberi i battiti di quel gran cuore ricolmo d'amore per il Dio e per gli uomini. Oggi festeggiamo anche Sant'Eleuterio, Papa e Martire nel 189, San Berengario, confessore dell'undicesimo secolo, e tutti i santi al paradiso, pregate per noi. Amen.